a tutti, sono ritornato qui in rete perché praticamente vedendo la mia città Napoli ridotta in questo stato volevo rivolgere un appello all'amministrazione e soprattutto ai napoletani. Viviamo in una situazione che ormai non è più sostenibile, una situazione in cui intere strade sono invase da rifiuti, da montagne di rifiuti, roghi che rilasciano diossine. L'immondizia quando brucia rilascia diossine, quindi è che è altamente cancerogena, quindi lasciamo stare queste iniziative che sono più deleterie per noi che qualunque altra cosa. Volevo rivolgere un appello alle amministrazioni di Napoli e provincia, perché anche la provincia di Napoli è assediata da rifiuti e stiamo in una situazione veramente drastica. Mi rivolgo ai sindaci. Sindaci, se chiedete l'aiuto, se volete aiuto, non mi resta che chiederlo. Noi siamo persone che vogliamo metterci in gioco, siamo dei cittadini attivi e qualunque cosa deciderete di fare, coinvolgete anche i cittadini. Non state da soli, cercate, lanciate appelli ai cittadini che vedrete. Ci sono tantissimi cittadini attivi, responsabili che metteranno le loro forze anche per smistare manualmente la spazzatura. Intanto dobbiamo ancora di più incrementare l'informazione per quanto riguarda l'eliminazione di questa piaga dei rifiuti, evitare di depositare in strada plastica, carta, alluminio, cartone e vetro, non utilizzare acqua e bibite in bottiglia di plastica e di vetro, utilizzare solo l'acqua pubblica, ovvero se avete l'acqua potabile utilizzate quella, accumulare il materiale, quello che meno puzza a casa per più tempo possibile, comprare solo alimenti sfusi e non imballati per quanto riguarda carne, pesce, verdure, eccetera. Riducete al minimo la produzione di umido, cucinare solo quello che serve, non eccedete, utilizzare solo detersivi alla spina. Ecco, io volevo inizialmente fare questo video per spronare solo le amministrazioni comunali, però mi sento di fare un appello ai cittadini napoletani. Napoletani, ora è tempo di prenderci le nostre responsabilità. Siamo noi che abbiamo generato questa piaga dei rifiuti. È la nostra mancanza di cultura, è la nostra mancanza di cultura per quanto riguarda il compostaggio, la raccolta differenziata che ci ha spinto a questa piaga enorme. Quindi, oltre che le amministrazioni comunali, voglio spronare i cittadini napoletani a mettersi in gioco. Dobbiamo rimediare agli errori che abbiamo fatto, dobbiamo rimediare e dobbiamo metterci in gioco, anche a smistare manualmente noi la spazzatura. Sindaci, se volete, noi stiamo qui a disposizione e sono sicuro che tantissimi altri napoletani, me compreso, vorranno dare un contributo a questa città per far rivivere, farla rinascere. Anche se i paesi del nord non vorranno accettare la nostra spazzatura, non fa niente, provvederemo da soli. Noi siamo napoletani, ci arrangiamo bene e quando ci mettiamo sappiamo fare le cose. Quindi, inoltre, vorrei spronare le persone ad altri metodi di smaltimento, alle persone che ancora continuano ad affermare che la discarica e inceneritori sono ancora i metodi più efficienti per risolvere la piaga dei rifiuti. Non è vero. Prendiamo esempio dal sistema dello smaltimento dei rifiuti del modello Vedelago, che è un modello che praticamente ricicla il 99% dei rifiuti senza inquinare, senza rilasciare una particella di diossina nell'atmosfera, con trattamenti meccanici manuali a freddo. Eliminiamo le buste di plastica, sembra una stupidaggine, eliminiamo le buste di plastica dai supermercati, comprate quelle che si riutilizzano, andate a fare la spesa, costano 1 euro, costano pochissimo. Dobbiamo incentivare il consumo intelligente, il compostaggio. Ragazzi, comprate le compostiere a casa, costano veramente poco, costano dalle 20 alle 40 euro, andatele a cercare su Google, scrivete compostiere e compratele. Cerchiamo di spronare le amministrazioni a formare delle isole ecologiche davvero serie, in modo da poter raccogliere gli oli esausti, gli elettrodomestici usati, come fa già il comune di Portici, che è uno dei comuni virtuosi in assoluto, diciamo. La raccolta differenziata spinta porta a porta. Alle donne, comprate i pannolini lavabili, non comprate quelli lava e getta, li trovate su internet, costano un pochettino di più, ma vi consentono un risparmio davvero, davvero notevole e salveremo l'ambiente, senza buttare continuamente i pannolini nei bidoni nella spazzatura. E anche utilizzate le coppette mestruali, andate sempre a vedere che cos'è, scrivete su Google coppetta mestruale, sono piccoli gesti che possono veramente fare la differenza. Un appello di nuovo alle persone napoletani, dobbiamo prendere la responsabilità perché è la nostra città, non possiamo permettere che venga infangata ancora di più, dobbiamo imparare ad amare la nostra città, dobbiamo imparare ad amare Napoli perché siamo una delle città più belle del mondo e i sindaci, mi raccomando, chiedete il nostro aiuto perché da soli non ce la fate. Noi siamo cittadini attivi e basta solo chiedere aiuto.
Napoletani, ricordiamoci che noi ci dobbiamo riscattare da questa abnorme piaga dei rifiuti, rimbocchiamoci le maniche e dobbiamo smetterla di delegare ai politici certe decisioni. Non dimentichiamo che noi siamo i cittadini, noi dobbiamo e possiamo dar man forte a questi sindaci, rimbocchiamoci le maniche, assumiamoci le nostre responsabilità e dobbiamo essere attivi sul territorio soprattutto. Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo per far rinascere una delle città più belle del mondo. Grazie.